L'alternanza scuola-lavoro diventa per gli studenti del Vallo di Diano anche l'occasione per trascorrere una giornata diversa in compagnia dei volontari dell'Associazione Protezione Civile Vallo di Diano di Padula e dell'Associazione Fata Onlus di San Pietro al Tanagro. Sotto i riflettori le tematiche relative al volontariato, ma anche esempi pratici delle tante attività di assistenza, soccorso e ricerca svolte dai volontari valdianesi che si distinguono per professionalità e competenza. L'iniziativa ha coinvolto i giovani studenti del Pomponio Lietto di Teggiano ed è stata realizzata su proposta della comunità montana Vallo di Diano nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro con la collaborazione del comune di Padula. Gli stiamo facendo un po' vedere quello che è il volontariato di protezione civile che il territorio riesce ad offrire a questi giovani, e ponendo l'accento sulle specificità che riusciamo ad esprimere nel tempo, voglio dire. Oggi abbiamo avuto pure con noi il piacere di avere Marianna Iannone di Fata Onlus, che praticamente ci espone gli aspetti relativi alle tecnologie che utilizziamo per la ricerca di persone disperse, come i recenti eventi hanno messo in evidenza. Io credo che sia indispensabile per il territorio costruire e portare avanti una rete nel mondo sia del volontariato che in questo caso della protezione civile. Molto spesso ci troviamo ad operare per lo stesso territorio, sullo stesso territorio, e avere una collaborazione assidua anche per la preparazione è fondamentale poi nel momento in cui avvengono delle emergenze. Naturalmente noi speriamo che attraverso anche questa realtà della protezione civile di Padula, che è sicuramente un'eccellenza nel nostro territorio, possano loro capire quanto sia importante il volontariato e capire quanto sia importante avere strutture del genere nel nostro territorio per intervenire quando ci sono le emergenze. Noi naturalmente come comunità montana da anni stiamo cercando di seguire nel migliore dei modi il settore della protezione civile, soprattutto adesso con una nuova sede che diventerà naturalmente anche il punto centrale nel nostro territorio della protezione civile. Sono dei ragazzi che veramente si impegnano con lo spirito del volontariato e danno il meglio di loro. E molte volte si sostituiscono a quello che devono essere i ruoli di un'amministrazione, però per problemi legati alla burocrazia, loro non hanno di questi problemi, pertanto basta una telefonata e partono velocemente in qualsiasi sia l'emergenza, neve, incendi, ultimamente anche la ricerca di questo ragazzo disgraziatamente finito con una situazione molto negativa per la nostra comunità.